Ehi, Jim. Hai portato la pistola? Sì, ma ho solo un colpo. Perché solo uno? Con gli altri ho sparato a 4 spine. Accidenti, dov'erano? In macchina, sul cruscotto che lampeggiava. No. Hai fatto bene, ottimo lavoro. Cerchiamo di farla fuori questa questione, di individuare presso la spia. Jim, siamo in un night. Cerchiamo di non dare dell'occhio. Già. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino. Larry? Ci può Larry, l'ho fatto fuori. Finalmente, quello stupido. Non capiva la differenza tra una pistola e una macchina fotografica. Ecco perché quando gli ho sparato ha detto cheese. Ho sentito che la polizia t'ha incastrato. Sì, ieri sera sono stato dentro. Il commissario mi ha interrogato tutta notte, ma io non ho parlato, non ho risposto. Bravo! Bravo un cazzo, devo tornare accompagnato dai miei genitori. Ma è Gin, cerca di essere un po' più disinvolto. Non così. Sei tu, ucciso l'amore, soltanto tu, passato a venire. Vladi? A Vladi gli ho fatto saltare la macchina. È morto? No, no, è riuscito a saltarlo. Oh. Bene, domani fagli saltare la casa. Eh sì, abita in un palazzo. Ti giuro. È brava questa ragazza, eh? È molto brava questa ragazza. Ha una bella voce. Sì, sì, io ho tutti i suoi dischi. Ah, sei un suo fan? No, gli ho svaligiato la casa. Ho anche il suo stereo. Ehi, hey, Gin, hai sentito di Jack? Fitz. Scusami. Che c'è? Ma quel cameriere non mi convince. Secondo me sta ascoltando quello che ci diciamo. Ma no, non ti preoccupare. Non vedi che è un idiota? Già, è un idiota. Stai tranquillo. Cosa ti stavo dicendo? Non mi ricordo. Di Jack! Grazie. Grazie. Che è successo a Jack? Jack è uscito dal crimine, ha cambiato vita. Ha detto che era stufo di rischiare continuamente la sua vita, si è cercato un nuovo lavoro. E adesso che lavoro fa? L'artificiere. Hai sentito di Manuel? No. È stato preso dalla polizia. E adesso? Bene, prende 2 milioni a mese, alla 13ª. Oh. E le ferie pagate. Beh, è un lavoro sicuro, no? Sì. Di Flaco ti hanno detto qualcosa? Che è successo a Flaco? Che è successo a Flaco? Flaco è morto. È stato avvelenato ieri sera in un fast food. Ma non si è accorto di niente? Di niente. Quando ha detto, ma questo hamburger sa di carne. Ormai era troppo tardi. Ehi, hey, Gin. Penso di aver capito chi è la spia. Anch'io. Allora vai, fallo fuori. Gin, accidenti. Ma che hai fatto? Ma non era lei la spia? Lo so. Ma avevo un colpo solo, era meglio far tacere lei per sempre. Ottimo lavoro.